Amsterdam Day 4, quarto giorno. Sono ancora all'interno del Developer Stage, fuori è impossibile registrare, c'è troppo vento e addirittura sta anche piovendo in maniera abbastanza copiosa, ma vediamo assieme quelli che sono stati gli interventi clou della mattinata. Prima Armani Ferrante con Backpack e poi ovviamente Michael Wagner con Star Atlas. Sino ad oggi devo dire che la giornata, almeno nella mattinata, che è stata più viva anche in termini di partecipazione con straordinarie presentazioni. Partiamo proprio da Armani Ferrante, che ha richiamato, cosa che ha scritto? Devastated moment just one year ago, quindi ricordando quello che accadde un anno fa con il collasso di FTX. Ad ogni modo anche la price action sta dimostrando che quella ormai rappresenta una fase storica superata, e la resilienza che ha tutto l'ecosistema del network lo stanno dimostrando proprio i sviluppatori, che non hanno mai cessato di continuare a fare coding, programmare. Star Atlas ha avuto una presentazione, ha strutturato una presentazione straordinaria, di impatto letteralmente astonishing, quindi per chi conosce già l'ecosistema di gioco rimarrà letteralmente colpito sulle prossime release che riguardano non solo tutti i vari potenziamenti che possono avere le features e i potenziamenti che possono avere le navi e anche gli avatar, ma soprattutto la prossima evoluzione che ci sarà in seno alla Golden Era, quindi a tutto quello che riguarda per adesso la dinamica di gioco in modalità ancora bidimensionale. Per chi non lo sapesse, oltretutto Star Atlas oggigiorno assorbe il 10% delle transazioni a livello quotidiano di tutto l'ecosistema di Solana, e questa è una delle ottime credenziali. Noi come incubatori finanziari abbiamo una forte esposizione su tutto Star Atlas, in particolar modo abbiamo la flotta all'interno della Usturk Faction, che rientra tra le prime 60 al mondo per dotazioni complessive di asset, e per chi segue anche il progetto Torino DAO, anche Torino DAO ha una commissione strategica e detiene asset, in questo caso qua Polis, ritenendoli uno dei crypto asset sui quali puntare per la gestione della propria tesoreria. Cos'è che c'è ancora poi di interessante all'interno del mondo di Star Atlas? Beh, il fatto che sarà lanciata prossimamente anche una versione mobile che servirà per gestire tutto l'upgrade del crew, quindi degli equipaggi delle navi spaziali, e poi abbiamo visto anche la DAC Platform, che è la Decentralized Autonomous Corporation Platform, quindi tutte le gilde potranno iniziare a cooperare o mettersi d'accordo, o entrare in competizione. Comunque per una volta abbiamo un ulteriore escalation e upgrade nella interazione di gioco, e proprio qui arriva il lasso con Metagravity, perché consentirà, attraverso la partnership con Automata Corporation, di realizzare la effettiva interazione multigioco. Lo hanno spiegato anche proprio gli ingegneri nei vari interventi che hanno portato avanti. È piuttosto difficile oggigiorno realizzare piattaforme di gioco in cui ci sia una elevata interazione online tra numerosi giocatori, ma per numerosi non significa 100 giocatori, significa decine di migliaia. Chi ha potuto vedere in anteprima il lancio che riguarda tutte le nuove features è rimasto letteralmente affascinato, perché io personalmente non ho mai visto niente del genere in termini né di qualità grafica né di interazione di gioco. Si sono proprio viste, ovviamente in modalità per adesso ancora alfa, i primi
i primi trail in cui ci sono gli scontri, in cui ci sono i viaggi spaziali, in cui ci sono le distruzioni delle navi, delle flotte avversarie. Penso che nei prossimi giorni i video diventeranno di dominio pubblico, nel senso che verranno rilasciati proprio per far capire come si sta evolvendo il tutto. Chi era fortemente scettico anche qualche mese fa su Stratas, penso che sì, rivedrà le proprie convinzioni, perché si renderà conto di che cosa stanno sviluppando. Non esiste nessun altro gioco, chiamiamolo gioco anche se è un blockchain game, che ha queste caratteristiche di interazione e soprattutto anche di sviluppo ricorrendo a motori grafici. Ricordiamo che tutti i movement, tutte le interazioni di gioco che avvengono su Star Atlas si effettuano sulla Solana blockchain. Chiudiamo poi con la notizia che riguarda Pit Network, anzi questa interessa a tutti quanti quelli che ancora ad oggi hanno interazione su Solana, perché Pit Network, di cui abbiamo parlato all'interno della specifica serie Solana Ecosystem, nell'episodio numero 4 se non ricordo male, rappresenta il miglior oracle per il market data. Che cosa vuol dire oracle per il market data? Avete presente la necessità di andare a prendere il valore di un'azione quotata su una borsa, il valore di una commodity quotata sul mercato, il valore di una cripto quotata su determinati exchange? Ecco, Pit Network rispetto a tanti altri oracoli farà capire che non solo riuscirà a competere con ad esempio Chainlink, ma addirittura dovrebbe arrivare a superare tutto il potenziale. Per questo motivo che se avete operato molto con l'ecosistema di Solana, quindi attraverso i vostri address, è stato lanciato l'Eligibility Program di Pit. Sostanzialmente ci sarà un rilascio di Pit sotto forma di airdrop a tutti gli address che nell'ultimo anno hanno effettuato notevole attività on-chain su Solana, quindi swap, trading, NFT marketplace, staking e così via. È un airdrop che andrà a premiare gli address per l'attività pregressa, quindi se adesso, da adesso in poi fate qualcosa non cambierà niente. E per tutti quelli che nell'ultimo anno hanno creduto e hanno continuato a sviluppare, a lavorare, a tradare su Solana, che riceveranno questo tipo di gratifica. Io l'ho appena effettuato il test con uno degli address e me ne hanno riconosciuti quasi 2500. È semplicissimo, trovate il link in descrizione del video, fate l'availability del vostro address per capire se siete eligibility. Poi una volta che viene settato, quando ci sarà il rilascio, avrete l'airdrop sul vostro address. Non sappiamo quali saranno i valore di primo rilascio, di primo release del token, ma di certo Pit sarà una dei crypto asset straemergenti, perché non riguarda solo l'ecosistema di Solana, ma la compatibilità e l'interoperabilità che hanno i market data tra più ecosistemi. Lo vedete proprio all'interno dello stesso sito di Pit Network. Noi ci troviamo qui per il quinto giorno di domani, e a quello che emerge anche lì ci saranno grandissime novità, come sempre in background, ulteriori approfondimenti su quelli che sono l'ecosistema nativo di Solana.